mi pare che non soltanto la risposta decisa abbia riguardato chi ha ucciso Guerrina Piscaglia, ma Padre Graziano abbia ancora una volta evidenziato che non vi è prova dell'uccisione, della morte di Guerrina, ed ha effettivamente sottolineato un dato importante. Se il pubblico ministero ritiene che Guerrina sia stata uccisa, ne tiri fuori il cadavere, ne trovi il cadavere e ne tiri fuori le prove. Un padre Graziano fermo e sicuro davanti ai giudici della Corte d'Assise che su domanda diretta del PM Marco Dioni afferma ancora una volta la sua completa estraneità riguardo alla scomparsa di Guerrina Piscaglia. Il frate congolese è tornato in aula per la conclusione dell'interrogatorio. Dopo il serratissimo esame del PM Marco Dioni è stato il turno delle parti civili della difesa che però non ha posto alcuna domanda all'imputato ed infine della Corte. La prima parola è stata dell'avvocato Nicola Detti, parte civile per Mirko e Lorenzo Alessandrini. Nel corso dell'esame, su domanda diretta, padre Graziano ha indicato chi avrebbe creato quella sorta di complotto contro di lui, più volte denunciata dallo stesso religioso. Alabi ha praticamente ci ha detto che dietro tutto questo complotto, lui lo definisce un complotto, c'è la famiglia Burioni, neanche fosse la famiglia di Corleone, e che soprattutto, almeno alla mia domanda, quando gli ho detto se la famiglia Burioni non fosse intervenuta, perché sembra che ha depistato le indagini, probabilmente lui oggi non sarebbe a processo. Invece lui oggi è a processo per altre cose, non sicuramente per la famiglia Burioni, per i contatti, per il suo comportamento, per le sue contraddizioni e via dicendo. E mi auguro che la Corte di Assise giunga ad una sentenza di condanna perché è assolutamente giusto. Nel corso dell'interrogatorio, poi, più volte è stato affrontato l'aspetto di zio Francesco, personaggio ritenuto frutto della fantasia del frate, per l'accusa. Il religioso ne ha fornito nuovamente una descrizione, quarantenne, probabilmente nordafricano e con uno scorpione tatuato. Con l'uomo il frate ha dichiarato di aver incontrato Guerrina due volte dopo la sua scomparsa, ma di non averne parlato con nessuno a causa del segreto confessionale. Lui ha detto quello che mi è stato riferito da Francesco e quello che mi è stato riferito da Guerrina, il primo è il 10 di maggio, sono cose che mi sono state riferite in un contesto che io ho ritenuto di confessione. Ed in più ha aggiunto che si trattava di affermazioni legate ad una volontà espressa sia di Francesco che di Guerrina di mantenere la segretezza e lui ha agito di conseguenza. Questa sparisce, ci viene raccontata una storiella fantasiosa secondo la quale tramite uno sconosciuto zio Francesco farebbe sapere che si è allontanata volontariamente, fa acqua da tutte le parti. Del resto l'abbiamo visto in aula la Labi, imbarazzante anche la modifica delle cose che dice, ogni volta da una versione diversa, è tipico di chi non dice la verità. Ed è ai margini del processo al religioso congolese che continua a consumarsi il dramma di una famiglia che da 2 anni continua a chiedere verità sul misterioso destino della cinquantenne scomparsa. Siamo rimasti molto angosciati, che ho sempre un sacco di bugie. Dopo tutte queste ore di interrogatorio a padre Graziano, cosa pensate voi familiari? Siamo più va avanti e meno sappiamo le cose, sono sicuro. Comunque continua a mancarvi a voi e a Lorenzo prima di tutti. Soprattutto a Lorenzo e a me, a noi ci manca tantissimo. Ecco, cosa chiede Lorenzo? Chiede se potessi venire qua da loro in tribunale a chiedere dove è la mamma.